scelta, un'idea di Barbara Lalle, che è qui vicino a noi, e che mi ha coinvolto, cioè una sera mi ha chiamato e mi ha raccontato questa sua idea, Preda diciamo la furia, in preda alla diciamo, in furia, preda la furia. e io ho subito detto, oh, per te subito sì. No, mi hai detto, ho tante cose da fare, però ce la Ce la farò. farò, Sì. sì, e per te sì, e quindi per te sì. E visto che oltre alla stima dal punto di vista artistico che ho nei suoi confronti, c'è una profonda amicizia con lei e con Marco Marassi, che è suo compagno di vita, ma anche d'arte, che è un fotografo, io sono assolutamente pronto a lavorare con loro in qualsiasi momento. Quindi io lascerei la parola a Barbara per raccontare qual è il suo progetto, perché io sono arrivato in seconda battuta dove metterò un'installazione che servirà diciamo come entry alla performance poi di Barbara vera e propria, quindi sì, sarà un qualcosa che si interagirà completamente con la performance del pubblico insieme a Barbara, e quindi direi che la persona più adatta per raccontare il Burning Home è lei. Allora, intanto grazie di averci chiamato a raccontare questa cosa e grazie Alessandro di aver introdotto. L'idea era, io parto sempre da televisione, comunque la performance rimane secondo me un'arte legata al visivo. Quindi io avevo questa idea, questa anche forma di ossessione ricorrente, soprattutto anche nei sogni della casa. Quindi poi chiaramente attraverso anche il mio percorso di psicanalisi e degli studi ho approfondito la simbologia della casa, che è una simbologia molto complessa che è legata al nostro essere, e ai nostri ricordi, al nostro passato, alla nostra identità, però in maniera molto mosaicizzata e contemporaneamente molto armonica, mosaicizzata però non frammentata, quindi è proprio un simbolo molto bello. E io vedevo questa immagine di questa casa che bruciava. Da lì ho pensato al significato e da lì è nata questa performance che, come tutte le mie performance, coinvolgono il pubblico e quindi in realtà è una performance di arte partecipata in cui io creerò insieme al pubblico partecipante, poi non è un pubblico che guarda, che osserva, un rito di liberazione di qualcosa che il pubblico stesso porterà da casa. Io porterò questa casa da bruciare, loro porteranno altri oggetti che magari per loro sono simbolici, differentemente simbolici, ma che hanno dentro la loro storia, quella storia che non va bruciata, ma non nel senso di distruzione, Di crescita. ma di crescita, di dare la possibilità al qui e ora di diventare luce, di diventare calore e di trasmutare in altro, Di quindi di trasformazione. trasformazione. Quello che ti volevo chiedere era appunto questo, perché leggendo anche dal tuo programma, l'idea di bruciare, no? Quindi di allontanarsi, di uscire fuori dal nido, che è quello di casa, che è sì protezione, però anche limitazione in un certo senso. I più grandi classici greci affrontano questo tema, no? Quanto la casa può essere sia protezione sia limitazione. E ti volevo chiedere proprio se in che senso tu intendevi Bruciare bruciare. proprio, ecco, come dici tu, la casa è una protezione, il tuo nido, però è il tuo confine. E quel confine va sempre spostato un po' più in là, tendendo a un'evoluzione che è infinita. Quindi da questo fuoco è un fuoco celeste. È un fuoco che non è un fuoco rosso in realtà, proprio come io me lo immagino. Poi è ovvio, quel giorno sarà rosso, non è un fuoco fatuo. Nel video l'abbiamo messo in Nel pratica video però è adesso. celeste, proprio perché è la materia che diventa altro. E l'idea è proprio che il pubblico sia partecipe portando un oggetto da casa, ecco perché poi anche attraverso i vari media stiamo cercando di Coinvolgere. coinvolgere e di invitare le persone a portare qualcosa che vorrebbero eternizzare, perché poi il fuoco in qualche maniera brucia e nel distruggere rende eterno. Assolutamente. Infatti i santini, le cose sacre non si buttano, no? Vengono bruciate. Vengono bruciate quando una cosa non puoi più conservarla perché si deteriora.
la bruci per... Cioè, la stessa cremazione viene dalla credenza che il corpo si perpetui nell'eternità, attraverso il fuoco. Infatti le ceneri di questa pira che verrà fisicamente accesa alla Tevere Art Gallery, questa galleria che ci ospiterà, che sta sul Tevere, che è un bellissimo spazio esterno che, dove è possibile fare, in questo senso è anche molto site specific questo lavoro, perché abbiamo la fortuna che il Tevere scorre accanto, queste ceneri verranno rilasciate. Come concetto di liberare, diciamo, tutto quello che noi abbiamo bruciato. E di reintrodurre nel ciclo, quindi verranno disperse nel Tevere che... E quindi la performance con questo si, la performance, il rito, con questo si concluderà. Sì. L'installazione, quella che io realizzo, sarà questi 3 metri per 1 metro, sono due grandi pannelli con questo contenitore umano, che in realtà è una mia rielaborazione di un contenitore umano che rilascia dei fogli. Questi fogli ci saranno attaccati, alcuni proprio con degli sfili, così le persone potranno prendere i disegni, le scritte, e poterle portare, diciamo, durante la performance di Barbara verso la casa, se non hanno portato qualcosa. Decidere poi se bruciarlo oppure farlo diventare un nuovo ricordo, quindi magari uno dice: ok, questo disegno che mi piace, questa scritta che mi piace, me lo porto come un ricordo che per un po' farà un percorso con me nei prossimi anni, oppure invece rilasciarlo nell'aria e nelle ceneri che poi verranno disperse. Quindi ho voluto creare proprio una, l'ho voluto chiamare proprio appunti di un ricordo, proprio perché sono i ricordi, le memorie di quelle delle persone che vogliono lasciarle libere, e così riesce a interagire completamente con la performance di Barbara. Bellissimo. La performance sarà accompagnata da una polistrumentista che si chiama Rita Superbi. Che lei è insegnante di tamburi giapponesi. I tamburi giapponesi comunque sono sempre legati al rito, allo spirito, e in qualche maniera con delle assonanze anche nei confronti delle anche estetiche del buddismo, anche dell'induismo, del suono creatore, distruttore. Il suono che crea forma. E quindi ci accompagnerà. Benissimo, ma ho letto che c'è anche Paolo. Sì, Paolo Tagliaferri. Sì, suonerà poi subito dopo la performance di Barbara. Il maestro Paolo Tagliaferri, che ci fa questo regalo. Qui a Monti è una personalità. Sì, sì, quindi va citato con. Paolo, molto, in maniera molto generosa, ha sposato questo progetto, gliene ha parlato e gli ha detto: dopo questo momento più collettivo ma intimo contemporaneamente, ti va di condurci verso un altro momento invece più leggero, ci suoni? E lui molto generosamente viene e ci fa del pezzo dello swing, mi ha detto: musica libera. Ho detto: guarda, è la serata della libertà, quindi Paolo Tagliaferri verrà e suonerà in libertà. La performance inizierà alle 21.30 e Paolo inizierà a suonare verso le 22.30. Sì. Poi la serata dopo continuerà ancora con altri amici che vengono a suonare, che suoneranno musica elettronica, quindi si ballerà, perché siamo spirito, però siamo anche corpo. Ed è sabato, quindi possiamo ballare fino a tardi. Dopo che ci siamo liberati di ricordi ed oggetti, possiamo anche liberarci di ballare, poi a liberarsi anche di piccole stereotipie motorie. Quindi secondo me in un unico concetto continuiamo la serata. Ci ricorda molto, mi ricorda adesso così proprio abbraccio Shiva Nataraya, no? La dea della danza, quindi dopo la dea della musica, insomma, tanto altro però. Sì. Va bene, quindi ricordiamo che sarà il sabato 28 aprile, dalle 21 alle 21.30 inizierà la performance, però dalle 21 si potrà già entrare dentro la Tevere Art Gallery, che è a via di Santa Passera 25. E l'entrata è gratuita e quindi è possibile partecipare tranquillamente per la serata e per tutta la sera. Perfetto. Una bella serata, vi aspettiamo. Perfetto. Ok. Allora, se i nostri ospiti di 7 minuti a Spazio Monti hanno qualche domanda,
Altrimenti mi fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questa cosa, perché grazie. L'arte, la cultura, secondo me, è la cosa fondamentale in questo momento storico, quindi ce la teniamo stretta e la condivisione ancora meglio di tutte queste bellissime cose. Quindi se volete aggiungere altro, altrimenti chiudiamo, salutiamo tutti, Marco Giacobbe, Barbara Lalle, Alessandro Arrigo, Vanessa, mi ricordo il cognome, scusa, e Marco Marassi, Laura Amato che ha fatto questi bellissimi, bellissimi quadri, Cinzia Giorgi che si è nascosta, è glissata. E Monica, grazie a te. E grazie tanto. Grazie, grazie a voi di essere stati nostri ospiti. Grazie. E vedremo a vedere la forza. Non vediamo sicuramente. Cioè, pensate all'oggetto. Pensate all'oggetto. Okay. Ma si possono portare anche tipo le mogli. E salutiamo anche quelli del Tevere Art Gallery. Assolutamente. Che non ci conoscono, però ci conosceranno. Assolutamente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille.